C'è 105 mica da. Metti a palla 105, fai sentire che ci sei. Tu ci sei. C'è 105 mica da. Ciao Cosimo, come stai? Bene, quando facciamo una canzone insieme? Lo sai che sono quasi pronto. Okay. Tu hai collaborato con il meglio della scena e meglio il peggio, quindi possiamo tranquillamente... Vado indietro negli anni, ma potevano essere anche 10 anni fa o forse anche un po' di più, in una camera d'albergo in Tunisia eravamo. Bello, forse. Che momenti. E si registravano delle tracce e io ho registrato una traccia scritta a quattro mani da Guepequeño e Marrakesh. Incredibile. Lì potevo fare un debutto nella scena rap pesantissimo e lì mi sono così perso una grande occasione. Ti vedo in grande forma, stai bene? Sì, grazie. Arriva il forum fra non molto. Quando è la data? Il 16, il 18? Il 16 marzo, sì. 16 marzo al forum hai annunciato una serie di ospiti. Beh, yes. Fra Quintale, che abbiamo appena ascoltato in 2%. Senza chi viene dubbio a trovarti poi? Viene a trovarmi un bel po' di gente, diciamo c'è un bel assortimento di artisti del miei colleghi, quindi scena hip hop in grande spolvero, qualche momento indie pop, mm-hmm, e pop. Certo, sì, guardando i nomi sì, è vero. C'è è addirittura Mahmood, che è fresco di Vittoria, ci sarà Lodi, c'è Car Brave fra Quintale. E poi una serie di quasi tutti i rapper di serie A, diciamo. Senti, hai fatto 1000 date e questa l'hai annunciata molto in anticipo. Immagino che tu ci abbia anche lavorato in modo diverso. A che punto è lo spettacolo? Sei già sicuro di tutto quello che accadrà al forum? Sì, guarda, in realtà quello che ti dico sinceramente, anche perché con te sono sempre sincero, visto anche da quanto ci conosciamo, è uno show in cui voglio, diciamo, per reazione anche a tutti questi tempi di chiacchiere, voglio fare rap, quindi sono 2 ore di rap. Certo. In cui rapperò, mi rapperò l'anima e quindi sto cercando di prepararmi con delle flessioni e farò del pugilato per il fiato, non lo so, sì, però sì, voglio sì dimostrare tanto da dove vengo, tutto quanto, quindi ci sono tutti questi ospiti per arricchire musicalmente lo show, che sarà comunque suonato da una band, avrò un artista visual fortissimo, eccetera eccetera, però ecco, cioè, arrivo da lì e, certo, e vado lì. Sì. Beh, i tuoi dischi comunque dicono la stessa cosa. Cioè, sì, sempre stesse minchiate in ogni disco. No, i tuoi dischi questa cosa del rap la dicono. Cioè, sì, 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 sono Guepequeño, sono diventato molto popolare, sì, però faccio rap. Sì. E non... Tra l'altro ti posso dire, se posso avere un ennesimo momento di spocchia, comunque è il primo... Cioè, è la prima volta che un artista del mio genere fa uno spettacolo, cioè riempie il forum, diciamo. Uh-huh. Perché comunque, senza nulla togliere ai miei colleghi, però chi più chi meno, cioè, c'è stato tutti nel mondo dell'urban, però c'è stato l'urban pop, l'urban teen idol, l'urban crossover. Sì. Mi spiego? Sì, sì, sì. Senza, certo, farti nomi, mai capito? Certo. Che sono rispettabilissimi. Però io sono un artista che fa proprio hip hop, quindi non... Cioè, arriveranno altri miei colleghi autenticamente hip hop, non ti parlo di purismo, proprio di stile musicale. Certo. Cioè, io ho fatto sempre rap, poi anche come proprio attitudine, no? E come retaggio, poi giustamente la popolarità è sempre bello, un bel dono di Dio, però lo stile musicale mio è quello, capito? Non è che inequivocabilmente per sì motivi anagrafici, culturali, sì, tutto sì, quanto sì. Quindi, scelte anche artistiche che hai, certo, fatto, sì, no? Cioè, non sono né crossover né un idolo dei novenni né sì, un cantante sì pop, anche se tu... Quindi è ancora più bello, sono ancora più grato di questa... Ah, no, certo, anche se tu magicamente riesci a attraversare le generazioni, e questo è un dono, certo, che certo, hai, infatti, boh, sì, che è favoloso. Aladino, no? Aladino, immagino che tu abbia visto 1000 concerti al forum, soprattutto quando eri più giovane. Ci hai mai pensato o ci pensavi e ci credevi veramente, un giorno io questo me lo prendo? Ma sì, penso di sì. Comunque, sai, per Milano è significativo fare questo palazzo, no? Poi ti dico, sì, non ci ho mai pensato in realtà, però sono contento
Arriva, arriva, la data arriva adesso, il 16 marzo. Quando è arrivato Guai in Radio, ho fatto una domanda che era quasi una battuta, ma poi non lo è una battuta, e subito gli ho detto: oh, come sei messo col disco nuovo? Perché dovete sapere che Guai ha sempre un disco nuovo. Cioè, Guai anche il giorno dopo che esce un disco, ma lui ne ha un altro nuovo da qualche parte. Sono sicuro che stai lavorando a pezzi nuovi. Dirmi di no. No, sì, ma io non ho mai lavorato. Lo so, per quello lo dico. È un anno, quest'anno per me è un anno di vero cambiamento, nel senso che sto cambiando molte cose. È iniziato alla grande e voglio che prosegua così, e non ho piani di... Sì, sono sempre a comporre, adesso sembra che sei sul piano. E beh, quando uno comunque fa un pezzo, è comporre. Alla fine, ragazzi, che vi piaccia o no, lo compone. Beh, penso che andrò a comporre pure uscito da qua, sai? Sì, c'ho una cosa di moda e poi vado. E poi si compone stasera. Si compone. Tra i superpoteri di Guai c'è anche quello di... secondo me portare anche fortuna, cioè quello che tocca succede qualcosa. È successo per la linea d'abbigliamento, per 1000 artisti che hai preso tu con la tua etichetta e poi sono diventati molto grossi. Adesso vai a Sanremo, ci siamo visti a Sanremo l'ultima volta con Mahmood. Non sto dicendo che Mahmood vince per merito di Guai Pequeño, prima che mi scriviate tutti, però comunque alla fine hai battezzato un vincente. Già abbastanza polemiche. Sì, esatto. Ah sì, non me l'aspettavo. Io tra l'altro quella sera lì ho dormito inspiegabilmente tanto. E mi sono svegliato e mi ho detto: ma sai che ha vinto? Io non lo so. Mi ero addormentato prima della fine del festival e mi sono svegliato e mi ho detto: ma sai che ha vinto? Mamma mia, faccio, ma va. Beh, sai, secondo me, beh, cioè, potremmo stare tante puntate a parlare di questa cosa, ma al di là dell'innegabile talento che... e della proposta musicale, che secondo me, se no non la sposavo, no? Certo. Lui, noi abbiamo fatto anche un altro pezzo insieme, si chiama Doppio Whisky, sì, che era nel mio album, Sinatra, nel bonus, diciamo. E quindi già lo sapevo che lui era forte, abbiamo anche lavorato insieme a dei pezzi, lui è anche autore, no? Sì, sì. E, è un significato importante perché culturalmente, no? Un po' come sovvertire alcune regole, alcuni gusti. Ho visto delle polemiche incredibili e ogni tanto ci vuole, nel senso che in un paese che è sempre così ci vuole ogni tanto una scossa, capito? Infatti le polemiche sono avvenute perché questa cosa ha dato fastidio. Certo. Tu dici: no, teniamo la roba da 20 anni uguale, nel senso che arrivano i cantanti nuovi ma sono sempre come se fossero vecchi o comunque sono strani, no? E li metto nello scompartimento dello strano, invece questa volta lo famo strano. È successo qualcosa di importante. Tornano incredibilmente, dopo mesi credo, i giochini di 105 in casa. La Venturini mi ha consegnato un foglio. Come si chiama? Il gioco del 2%, questo? Ragazzi, abbiamo veramente degli autori incredibili. Siccome il singolo di Guai Pequeño con Fraquintale si chiama 2%, giochiamo, Cosimo, al calcolo delle percentuali. Vabbè, questa l'ho già bruciata un po' io. Percentuale di un tuo disco entro l'estate. Cioè tu mi devi dire al 90%, al 10%, allo 0, ok? Questa l'ho un po' bruciata prima, mi sa. Cioè ti devo rispondere? Sì. Percentuale di un tuo disco entro l'estate? No, non lo so, il 20%. 20, bassa. Percentuale di un tuo feat con Albano? Sai che Albano... Lascia le porte aperte, per favore. Peccato l'Arena di Verona. Che mito. Tu hai visto lo scherzo di Scherzi a parte di Albano? Sì, sì. Hai capito? Della telecamera? L'ho visto, sì. Ecco, basta quello per capire che mito è. Quindi alte. Percentuale di vederti sposato entro il 2020? 2020, 50. 50. Beh, 50. No, 2020 anche 70, dai. Cavolo, tanta roba. Sembra. Sembra. Percentuale di vederti a Sanremo l'anno prossimo? No, l'anno prossimo no. Però devo dirti che mi sono divertito, eh. Ma io guarda, poi le cose stanno anche cambiando tanto. Cioè, l'ho sempre detto, che ho detto che non lo farei mai adesso, ma che l'ho spesso valutato in un bel
sì, gran sì. finale. Ok, in un gran finale. Ti faccio il gesto che non si vede. Sì. Ok, percentuale che tu ci faccia. Vedremo ovviamente, perché se ci sarà anche tu. Se un giorno qualcuno dovesse mai pubblicare gli audio tra me e Gue. Finiamo, tra l'altro finiamo tutte e due dentro per niente poi. Ma che male per c'è? Che male c'è? Che male c'è? Percentuale che tu faccia un figlio a breve. Ah boh, quello sai, sembra casuale. Occhio ragazzi, esatto. Mettiamolo al 50. Sì, è da saggio dirlo, perché non si sa mai, sì. Uno cerca di mettere delle attenzioni. Ne aggiungo una io, non c'è, non l'ha scritta la Venturini. Questa, quindi mi prendo la paternità. Percentuale. Sono delle percentuali un po' maliziose questa Venturini. Sì, la Venturini è sempre così. Un po' gossipissima. Ma io faccio di peggio, senti qua. Percentuale di vederti giudice a un talent. Guarda, ho sentito dire questa cosa. Sì. Ho visto dei meme, delle ma però io non lo so. Niente, non t'han chiamato. Lo sanno loro. No, loro, nel senso non mi risulta a me. Ok. Quando mi risulterà ti mando un WhatsApp, per adesso non mi risulta. Va bene. Allora, il concerto di Gue Pequeno il 16 di marzo al Forum. Praticamente i biglietti sono andati via tutti, posso dirlo, no, Gue? Ce ne sono ultimi biglietti. Ce ne sono veramente pochi. Per cui, se siete interessati, approfittatemene di questa puntata dove vi stiamo dicendo questa cosa. Ci sono veramente gli ultimi biglietti, per cui comprateli per il concerto di Gue, 16 di marzo. Vedo, prima abbiamo parlato un po' di ospiti, però volevo fare qualche nome. Noiz Narcos, tanta roba. Luque, Marrakesh, Dar Polo Gang, Elettra Lamborghini, Car Brave, Izzy, Lazza, Arcomi, poi Elodie, vado avanti, chi sto... Enza Vitabile, Il Profeta, penso di averli detti più o meno tutti. Chi più ne ha più ne mette. No, Sfera, mi dimenticavo di Sfera, mi dimenticavo di Draftgold, vabbè, insomma, sono tanti, sarà un mega happening. La scaletta l'hai già chiusa? La scaletta l'ho chiusa e modificata, l'ho chiusa e riaperta più volte e mo' l'ho chiusa. Okay. Mi hai fatto ricordare che devo scrivere al DJ di mandarmi la giornata. Finita, chiusa, sì. Bene. E poi anche una cosa che mi dimentico spesso insieme alla scaletta, che dopo questa data io attaccherò un tour. Sì. Che farà alcuni club d'Italia, direi così, i primi che vengono in mente più importanti, c'è la Casa della Musica a Napoli il 23 di marzo, e c'è il Palato Antico a Roma il 4 di aprile, okay. Poi c'è Padova, Bari, Modena, insomma. Tiro fuori un'altra mia massima, sì. Andate sui social di Gue Pequeno, lì troverete, sì, tutte le date. Sul buon Ticket One. O sul buon Ticket One, e lì troverete tutte le date di Gue Pequeno. Sempre molto attento a ciò che accade di bello a livello musicale nel mondo. Cosa mi consigli di ascoltare? Cosa ti piace in questo momento? Dunque, bella domanda. In questo momento... Ma sai che cosa? Io ascolto di tutto, ascolto anche io per esempio in macchina c'ho sempre, sento sempre, che adesso non so poi perché non vado nei club da un po', mm-hmm. Però io sento sempre dancehall ancora. C'è ancora il reggaeton, fa più reggaeton la parte da padrona, però sai, però che il reggaeton è diventato più trap, no? Sì, perché, sì, però c'è ancora Latin trap, c'è Latin trap, il reggaeton. E quindi sì, sto sentendo tanto dancehall, tante musiche giamaicane, perché mi riportano un po' alle atmosfere con cui sono cresciuto, no? E poi il solito rap. Francia? Sei sempre su ascolti francesi? No, io ho tanti amici tedeschi, quindi ascolto più roba tedesca, francese sempre, sì. Bene, che parlare di rap tedesco lo faccio solo con Gue Pequeno, cioè non conosco nessun altro dei miei amici che ascolta. Sai che hanno il mercato più grosso? Lo so. Molto più della Francia. Che è strano da dire. Infatti, avevo e da pensare. Ti raccontavo che sono andato a fare un featuring con un artista enorme, dovrebbe uscire a breve. È una traccia in cui siamo io, un tedesco e un francese. Mm-hmm. Che sembra una barzelletta, ma sì, non è così. Eravamo esatto. Però è una bella barzelletta, non vedo l'ora che esce. E di solito quando ero ragazzino andavo in America quando ero ragazzino andavo a Parigi e tornavo a Milano depresso. Sì. Poi aumentando le possibilità andavo in America e tornavo a Milano depresso. Adesso cazzo che
cavolo, che ho, che ho la mia età, e sono andato in Germania, sono tornato veramente depresso. A peggio, peggio che quando sì, eri ragazzino. Sì, perché un mio amico con ingenuità ma sciorinato delle cifre. Ah, ok, ho capito, ho capito da dove arriva la depressione. Allora. E gli ho detto, ma sei serio? Fa, sì sì, cioè hanno dei... budget diversi, sì, dai, mettiamola diciamo così. Sì, hanno, hanno un mercato no, più ampio. Hanno delle economie diverse. Sì, hanno delle economie diverse. Molto diverse. Ci vediamo al 16, il 16 di marzo al Forum per il tuo mega concerto. Io sono bella, felicissimo grande, per ci quello vediamo, che, ti darò un trono. Che ti è accaduto. Ma ho un po' di accrediti. Adesso chiedo a... ti do anche un piccolo catering. Grazie, grazie. Quello tipo Ryanair, è presente? No, io voglio mangiare lì, voglio mangiarli dietro. Grazie. Ciao Gwen. Ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao.